una iniziativa di grande solidarietà, di attenzione in particolare verso le famiglie monoreddito con difficoltà ad arrivare a fine mese. Questo è uno strumento che mette insieme le famiglie salernitane su un'idea, su un progetto che riconosce loro delle opportunità. Opportunità purché presentino delle condizioni molto precise, non è proprio una social card, ma invece è una messa insieme delle famiglie che rientrano in una dimensione di bisogno, tra virgolette, per metterle insieme e riconoscere loro delle occasioni, un modo per dimostrare che c'è una forte attenzione dell'amministrazione comunale sulle stesse. Quante family card sono state richieste e quante pensate di distribuirne? Allora, ad oggi è senza pubblicità come quella che parte stamani, sono state raccolte 500 adesioni, noi contiamo di superare abbondantemente le 2000 adesioni. Purtroppo se più adesioni ci vengono sottoposte, più vuol dire che la domanda di bisogno cresce e questo dispiace. Allora ci vuole un'attenzione maggiore, le politiche sociali si devono arricchire qui a Salerno anche con l'organizzazione di un momento del genere. Non ci sono scadenze? No, non ci sono scadenze, questo è un progetto che può essere anche arricchito, allargato, traslato ad altre iniziative, perché vedrete ha una tecnologia molto precisa che consente a questo progetto di poter essere allargato in maniera significativa.